33 anni. Sono sposata con Simone. Mi chiamo Simone, ho 34 anni. Tornato papi, ciao! Abbiamo tre figli, Mattia, il bimbo grande, che ha 4 anni. E due gemellini, Federico e Emanuel, che hanno appena compiuto un anno. Mattia è un bimbo molto vivace. Mattia, cosa ho detto? Lui non accetta e no. No, Mattia, Mattia! Fanno entrare le cose in testa, farsi dare retta, è molto difficile. È un bimbo che richiede tante attenzioni. No. Mattia, allora, ascolta un attimo, così no. Alcune volte diventa anche aggressivo con i piccolini. No, no, ha detto non in testa, gli ha detto in testa. Passa dall'essere bravissimo a essere un bimbo che non vorrei mai avere, sinceramente. I piccoli sono ancora tutti da scoprire, diciamo. Sono impegnativi. Non bruciali, bruciali. Stanno imparando a camminare, quindi bisogna starli molto attenti. Soprattutto il problema è la notte. Non mi dormono né la mattina, pochissimo di pomeriggio, e la notte si alzano almeno 4-5 volte a testa, quindi non si dorme. Morti, se ti svegli dalle 5. Un'altra difficoltà che ho è che non riesco praticamente mai a uscire per un'uscita comunque di piacere con tre bimbi. Ai, mamma mia, mi spacca la schiena. Mi è capitato anche di dire che sono Dio, perché io cerco sempre di dare il massimo, di ottenere il massimo dalle situazioni e dalle persone. Perché mia? In questa situazione poi ho paura di non essere né una brava mamma né una brava moglie. Voglio prendere un po' dappertutto e mi sa che stia facendo una grandissima confusione. Non riesco mai a fare la brava mogliettina, a fargli trovare un piatto caldo, un ambiente accogliente, perché lui fa i turni a lavorare. Spesso mi va via all'1 del pomeriggio, mi rientra alle 10:30 di sera, che sono in dormiveglia con la TV accesa, morta sul letto, e quindi non trova mai da mangiare, ma neanche l'acqua che bolle, cioè proprio mai. Capisco che io sbaglio e vorrei recuperare anche il nostro rapporto. Ci vorrebbero più attimi per noi, ma anche per essere più rilassati. Alla tata vorrei che entrasse in questa casa, mi risolvesse tutti i problemi. No, assolutamente. Vorrei che mi desse dei consigli sulla gestione, su come fare, soprattutto con Mattia.
ragazze, c'è un nuovo videomessaggio, vediamolo insieme. Ciao, sono Erika, ho 33 anni, sono la moglie di Simone. Abbiamo tre bellissimi bimbi, Mattia 4 anni, Manuel e Federico, due gemelli di un anno. Ho dei problemi con Mattia, perché Mattia è un bimbo che ha un carattere molto forte, non riusciamo a gestirlo. Ho bisogno assolutamente della tata, perché penso che la situazione mi sia sfuggita completamente di mano. Non sono più né una brava mamma né una brava moglie. Quindi, per favore, aiutatemi. Questa mamma è davvero in crisi, non può andare avanti così. E certo, ha tutto sulle sue spalle. E chi meglio della nostra tata Lucia per ritrovare la rotta? In questi anni ne ha risolte di missioni impossibili. Accetto la sfida e ci vediamo tra una settimana. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ma chi sarà? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Sono tata Lucia. Buongiorno. Buongiorno. È arrivata la tata. Tata. È la tata Lucia. Ciao, ma mi hai già aperto la porta? Eh? Ma che gentile che sei! Una chicca per te. Senti, come ti chiami tu però? Mattia! Mattia, ciao! Buonasera. Ciao! E questo chi è? Lui è Federico. È Federico, questa buonasera, è la mamma. Erika, ciao, cara. E questo chi è? Questo è Manuel. È Manuel? Ah, sì? Come sorride. Mamma, buonasera. Mi serve una chicca per lei. Vuoi adesso, dare la caramella? Aspetta, adesso attimo, aspetta che metto giù la mia borsa, perché poi adesso sai che tu devi far finta che io non ci sia per un po'. Sarà un po' difficile. Pazienza. Mattia, ma che bel camino, questa è la mia salvezza. Io tiro fuori il mio librone. Sapete che io adesso è come se non ci fossi. Ciao. Grazie. Molto gentile. Ah, via. Inizio la mia osservazione e la prima cosa che noto è che l'appartamento mi sembra mal distribuito e soprattutto non lascia nessun spazio di movimento ai tre maschietti piccoli. Non riesce più a uscire, guarda lì, si è incastrato. Piano! Il divano è molto ingombrante, essendo oltretutto molto vicino al camino, crea una zona abbastanza pericolosa, soprattutto per i piccolini. Allontanati dal camino, vieni giù, brucia, brucia quello, brucia, vieni giù, vieni. Erika continua a ripetere ai piccoli di non avvicinarsi al camino. Manuel, no al camino, vieni giù, vieni, bravo, giù, giù, giù. Ho detto no! Ehi, brucia! Lì brucia! No! I bambini sono troppo piccoli per rendersi conto di questo pericolo e oltretutto lo usano per alzarsi in piedi e quindi a loro viene naturale avvicinarsi. Oh, ma l'unico bambino che non capisce è brucia! Non fa la pista! Dai, giochiamo! Cosa ha detto papà? Gio, ma che ha finito le sedie? Manuel, il cammino! No, 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 no! Manuel, cosa stai mangiando? La legna? Sì! Bisognerebbe dare a questi bambini delle soluzioni, magari anche di gioco, idonee a questo loro stadio di età. Non toccare i fili, eh? Non si toccano i fili! Guarda un attimo
sono di là, che vado a mettere a posto. Arrivo. Anche la cameretta stessa dei bambini lascia pochissimo spazio per giocare. Oltretutto, i cassetti che i bambini riescono a aprire e che prediligono sono pieni di materiale che loro si mettono in bocca e che non è certo idoneo ai loro giochi. Quel silenzio di là mi preoccupa un po', Per fortuna che la mamma dice no ai cassetti. No. Sono i microfoni per sentire quando dormite, ma non dormite mai. Fede? Questi no. Vado a mettere a posto. Arrivo. Mattia gioca spesso sul suo letto in modo molto coerente alla sua età e viene disturbato in continuazione dai due piccoli. Non solo, ma i due piccoli si mettono in bocca dei giochini che sono molto pericolosi, oggetti piccoli che possono inghiottire. Ci guardi un attimo che non si mettano in bocca delle cose piccole, eh? Per favore, risposti! Batti piano, vai! Mamma, mi fai fastidio! Cosa ti insegna la mamma? Si gioca? Tutti? Insieme, però lo devi anche fare, non solo dire. Mamma Erika pretenderebbe che Mattia accettasse i fratellini condividendo con loro i propri giochi. Matti, vieni qua a giocare un po'. Giochiamo insieme a loro un pochino. Questa pretesa di Erika di mettere i tre bambini insieme esaspera Mattia, che invece avrebbe bisogno di avere più spazio e tranquillità per i suoi giochi e le sue attività. Dai! Lasciamo! Carino, Mattia, dai, su! Che cosa c'è però? Da tirar giù anche la roba asciutta? In una famiglia dove esistono tre bambini così piccoli, chiaramente lo spazio di coppia è molto limitato. Mal di schiena. Timo, perché non vai un attimo a prendere due cose? Dai, vai a prendere. Va bene. Dai. Anche l'organizzazione della cena alla quale assisto è veramente deficitaria. Potrei ordinare da portar via. Allora, un involtino primavera, 3 ravioli 4 stagioni. Tra quanto possiamo venire? Va bene, grazie. Matti, vuoi un grissino? Mentre aspetti. Una migliore organizzazione lascerebbe ad Erika un po' di spazio per godersi la cena e la serata con Simone. Vuoi che ti bagno? No, Matti, ehi, Matti! Continua la mia osservazione. No, Mattia! Questi atteggiamenti sopra le righe di Mattia si verificano spesso anche nei confronti della mamma. Ma facci te! Sto qua con te io! Voglio papà! Proprio perché il bambino non trova il suo spazio, ma solo spesso un rinforzo negativo. Mattia, ascolta un attimo, cosa ti ho detto? Che le mani si alzano le mani? Ma è possibile che anche l'asilo non riesce a capirlo, che non si picchiano gli altri? Attento! Mattia, piano, eh! Mattia, ti dice qualcosa, sai? No! Soffri un po'. No. Dai, io non è che posso stare qua in eterno. Come fa schifo? Erika
Luca non ha ancora organizzato i momenti più importanti per i bambini, che sono il cibo e il sonno. Mamma è finalmente pronta la pappa, sai? In realtà dovrebbe preparare prima il cibo per i piccoli e metterli a tavola proprio quando il cibo è pronto. Ti giuro che appena ho finito ti metto a letto. A Mattia vengono date delle porzioni superiori al suo appetito e quindi il bambino dopo un po' fa delle storie. Dai Mattia, i due piccolini vengono imboccati ancora come se fossero dei bambini di 6-7 mesi, mentre devono cominciare a maneggiare lo strumento cucchiaio. È chiaro che il modo con cui questi bambini mangiano è inadatto alla situazione. Povero. Mi chiama nanna. No, amore, che brutto risveglio. No, dado. Erika si lamenta che i due gemellini non passano ancora, nonostante l'età, una notte tranquilla. Si svegliano parecchie volte e lei li alza, li prende in braccio, li coccola e poi li rimette giù. Questo 4-5 volte per notte. C'è di nuovo una bufera. Amore, giù, ti prego. Perché hai grissino? No, gelida col formaggio, va bene? Dai, mamma, per favore, per favore! Giù. È evidente che Erika non ha allenato i bambini ad addormentarsi da soli quando sono stanchi e su questo bisognerà lavorare seriamente. Eccoci qua. Naturalmente parto da te, perché mi ha fatto molto specie una tua frase. Tu hai detto: io mi sento Dio. Mi piace molto questa frase, è importante perché vuol dire che tu hai, se non altro, una grande voglia di fare. Esatto. E questo è molto bello, soprattutto in una persona giovane, mentre al giorno d'oggi si vedono un'infinità di persone demoralizzate, stufe, stanche, eccetera. Quindi questa cosa a me ha fatto molto piacere. Allora, tu forse ti aspetti, essendo Dio, dai tuoi figli la perfezione. Invece i tuoi bambini, che sono peraltro bellissimi, intelligenti, capaci, sono bambini. Ti manca curiosità ed accettazione del loro essere bambini. Cioè tu trasferisci il tuo pensiero di adulta nei loro confronti. Il bambino che fa il capriccio è solo il bambino che come te tenta di ottenere qualcosa. Hai capito? Quindi quasi quasi io ti direi, proprio ti invoglierei a divertirti di più coi tuoi bambini. Questo. Mi sento che mi manca proprio divertirmi con loro. Però devi alleggerire un po', sennò diventa troppo pesante. Ok. E di riflesso io penso che influenzi poi anche lui. Sì, io lui lo comando. Sai che cosa c'è però? Da tirare giù anche la roba asciutta? Dai, vai, ti prego. Dai, vai a prendere. Va bene. Divertitevi un po' insieme. Datevi un po' di sostegno di tutte queste belle cose che avete fatto, compresi questi tre meravigliosi bambini. Ci voleva, ce lo dovevamo sentire dire un po', perché anche la coppia ogni tanto. E vabbè, coppia. Però invece godetevi un po' la vita. Tu ti sei dimenticata che la vita va goduta. Poi, dal punto di vista pratico, ti manca un'organizzazione che funzioni. Quello sì.
Per esempio questo bellissimo camino, metteteci davanti un riparo e bello che fatto. Cioè delle piccole organizzazioni che vanno fatte qui proprio perché tutte la possa godere un po' di più questa vita. Anche questa cosa qui della pappa va un po' riorganizzata. Manu, ti giuro che appena ho finito ti metto a letto, promesso. Stai mangiando con gli occhi chiusi. Apri! E se tu ti organizzi bene, poi dopo sei anche più serena, più felice, più allegra, quindi i tuoi figli saranno più sereni, più felici e più allegri. La felicità è una buona abitudine che si prende. Bene. E poi io ti ho sentito continuamente invitare Mattia a giocare coi fratelli, a dare ai fratelli i suoi giochi. Non è giusto, assolutamente, perché lui ha un'altra età. Matti, vieni qua a giocare un po'. Giochiamo insieme a loro un pochino. No! Mamma, mi fanno fastidio! Confido in lei. Non sono Dio e neanche Padre Pio, però le cose che dico di solito funzionano, poco a poco. Quindi, bene, bene. Le regole, adesso da domani le regole. Va bene? Perfetto. Che saranno soprattutto per voi, ovviamente. Certo, certo. Più che per i bambini. Sul discorso della coppia sono pienamente d'accordo. Io non vedo l'ora di iniziare questa organizzazione, questo percorso per poter ritrovare mio marito, la serenità familiare, potermi godere i miei bimbi uno a uno.